Ma che... Oh, merda. Sono stata io. Ma cosa... che mi sta succedendo? Stanno scappando da me? Va bene, potrei abituarmi.
queste luci, questa tempesta. L'ho già vista. Nella foresta, durante l'atterraggio. Mutazione. Allora, dov'è? Emma! Ehi, Shira, sono pronta a rintracciare Jakub. Chi diavolo sono gli stronzi? Farabutti, spacciatori e trafficanti di bambini. Si fanno chiamare i Seguci. Credimi, non mancheranno a nessuno se finiranno in una sacca da morto. Perché diamine non avete mai fatto niente a riguardo? Onestamente, perché il loro mercato nero tiene alto l'umore dei soldati. Almeno non si mangiano i loro stessi figli, come fanno i ribelli che combattiamo. Già, ne ho incontrati alcuni, poco simpatici. Ehi, quello non va. Nulla di gratuito! È un no. Come fa Lecia ad aspettarsi che i mercanti lavorino senza sussidio? I ribelli si sono presi tutto ciò che avevo. Che mi dici di tua figlia? Non può aiutarti? Hanno preso anche lei. Quello che vedi è quello che ricevi. Thank you.
pezzenti non basta schivare i coltelli. Ti prego, non mangio da giorni. Non è giusto. Circolare, non c'è nulla da vedere. Sei nel posto sbagliato. Che ha fatto il vecchio? Che diavolo sta succedendo là fuori?
ora dov'è Jakub? Shira, ho recuperato Jakub tutto intero. Sta tornando da te. Quel vecchio ubriacone non vuole proprio morire. Beh, dovresti unirti a noi. Avremo di che parlare. Vedi Gutmann, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Altri mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati. Nulla di gratuito. Azione o no? Altri mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati.
Come fa Lecia ad aspettarsi che i mercanti lavorino senza sussidi? Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Chissà che abbiamo fatto. Outrider, fa attenzione là fuori. È orribile. Vedrò che posso fare. Però, Shira, ho ancora 30 anni di domande da farti. Allora dopo, se respiri ancora, torna da me e fammele. Non ti prometto di avere tutte le risposte. Quello che vedi da bene, vuoi dire? Che diavolo è successo? I ribelli hanno scavato sotto le mie truppe e hanno fatto saltare tutto il fronte. Se non sblocchiamo una linea di rifornimento, siamo fregati. Ok, capo. Dovresti vedere una grossa torre. È lì che devi andare. Al vecchio impianto solare. È un casino là fuori. È tutto sotto sopra. Già, ho notato. Non preoccuparti, mi sto aprendo la strada.
Questo posto mi causa un sacco di déjà vu. Mi ricorda la missione a Damasco, quando abbiamo soccorso quei diplomatici. Quando ti ho salvato il culo da quei pazzi col macete. Direi più quando io ti ho salvato il culo da quella folla di energumeni a Washington. Parlando di quelle missioni, mi sembrava di combattere per qualcosa. Questo buco del cazzo sembra solo una perdita di tempo. Allora per cosa combatti tu? Cerco solo di sopravvivere. Capo, ce la facciamo appena. Allora ho scelto il giorno giusto per svegliarmi. Vedo un sacco di morti. Sembra che siano stati saltati in padella. Merda, attenzione. Thank you.
Jacob, ho raggiunto l'impianto solare. Entro. Cosa vedi all'interno? Delle specie di scintille elettriche che volano ovunque. Vuol dire che ti stai avvicinando? Non te l'ho detto? Questa mutazione è folgorante. Perché ti stupisce o perché ti folgora? Ti folgora, sì, ti folgora. Ascolta, so che te la sei cavata molto bene, signora Mann. Questo pezzo di merda è su tutt'altro livello. Anch'io lo sono, ormai.
persona. Noi mutazioni non moriamo così facilmente. Seth. Non ci credo. Outrider, hai fatto ciò che 100 uomini non sono riusciti a fare. Non ringraziarmi. Devi ancora vincere la guerra. Non credo che qualcuno stia vincendo questa maledetta guerra. Ma c'è qualcosa di più importante che potresti riuscire a fare. Vieni nel mio bunker. I mercanti si lamentano che gioco arriva. Sfigati. Se vedi dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Di gratuito. Mutazione o no? Quello che ricevi. Come on, Gary, you can do it! Come on.
sì che i mercanti lavorino senza sussidi. Ma è tornato pure la signora Beauvoir. Non ti credo, mi spiace. Allora, Jacob, cosa credi che sia il segnale? Non ne ho idea. Una stronzata per chi non accetta che il mondo sia andato a puttane e vuole false speranze. Ma suppongo che sia la nostra missione. Vieni al garage quando vuoi cominciare. Fa caldo in questo buco di merda.